Uscito nelle sale il 7 dicembre, Non c'è più religione è il secondo film più visto ai botteghini. Un successo dovuto all'attualità del tema dell'integrazione, affrontato con leggerezza e comicità, ma anche con molta poesia, da un cast di primo livello che per mesi ha abitato la provincia di Foggia, tra Isole Tremiti, Monte Sant'Angelo e Manfredonia. Una terra che ha affascinato i protagonisti della pellicola, Alessandro Gassman e Claudio Bisio, e il regista Luca Miniero, che nelle scorse ore hanno voluto presentare personalmente il film nella sala convegni del Cicolella al Viale. Con loro Raffaele Piemontese, assessore regionale al bilancio, che plaude al successo anche economico di una precisa scelta politica sulla cultura e sul turismo che la Regione Puglia porta avanti oramai da qualche anno. Coadiuvato da Downia Production di Pierluigi e Valentina Del Carmine, i due tour manager foggiani, oramai affermati ciceroni cinematografici, e cofinanziato da Puglia Film Commission con 250.000 euro, il film Non c'è più religione è una meravigliosa cartolina di un territorio talmente bello da stregare i protagonisti, Bisio e Gassman, tanto da volere sul set le proprie famiglie per condividere la magia del Gargano, ma anche raccontano le prelibatezze enogastronomiche. E non si poteva vivere l'esperienza delle Isole Tremiti senza che il cuore andasse al suo cittadino più illustre, Lucio Dalla, la cui voce ha dato poesia ad una delle scene portanti della pellicola. Una dedica non prevista, hanno rivelato Bisio, Gassman e Miniero, ispirata dal sentimento trasmesso dalle isole stesse.